Salve a tutti Simmers, benvenuti nel mio canale, io sono Marichelle e siamo in The Sims 4 Let's Play. Come sapete per adesso non pubblico altro che questo. Spero di riuscire a far uscire questo video il 2 luglio, che è il compleanno di Alice, quindi se è il 2 luglio, tanti auguri Alice, tanti tanti auguri. E in questa puntata, allora... sì, la manderemo anche a lavoro, ma forse non la seguiremo stavolta. Vediamo quanto manca. 12 ore. Pensavo di farle fare un po' una serata in cui conosce, magari impara a conoscere qualcuno. Baldorius, no. Consoli della console. Non idoneo. Il tuo sim non soddisfa i requisiti per entrare nel club. No, ma veramente. Io volevo entrare nei consoli della console, ma non soddisfiamo i requisiti. Dobbiamo andare a dimostrare che non è così, che soddisfiamo i requisiti e quindi che possiamo anche noi ballare con loro. Vediamo un po'. Portiamoci questi due tizi a caso. Eccoci qui, ragazzi. Allora, lei vorrebbe imparare a conoscere Mattia, ma come è vestito? Ti prego, dimmi che ha un vestito decente, vediamo. Chiedi di vedere l'abito da festa. Anche tu cambiati abito perché in effetti non è un granché neanche il tuo abito. Ecco, così sta un po'... No. Ha il risvoltino, ragazzi. Siamo usciti con uno che ha il risvoltino. Ovviamente sto scherzando, non ho niente contro i risvoltini. Descrivere una nuova idea. Ah sì, guarda la nostra sim, non ve l'ho fatta vedere nel dettaglio, ma guardate che look fantastico e che labbra super colorate. È o non è fantastica? Sì. Da festa? Ok. Allora, io direi, iniziamo a ballare, però lei vorrebbe imparare a conoscerlo, nonostante il risvoltino. Allora, amichevole. Impara a conoscere, vai. No, no, non ci sta andando, quindi lasciamolo andare per la sua strada. E magari... Ah, ballo di gruppo, vai. Eccoli qua, i consoli della console. Ma che non ci accetteranno mai, perché non sappiamo ballare, quindi... Dobbiamo farla andare a livello 2, ragazzi, dell'abilità. E consideriamo anche che in teoria lei il giorno dopo... È già alta però. Brava, vai, vai così. Balla, balla, balla come se non ci fosse un domani. Balla insieme, dai. Questo socializza, quindi non è questo gran partito. E lui? Tanto tu parla con lui magari, socializza un po' con la gente. Qui abbiamo Daniela Alberghini. Ciao Daniela. Molto piacere di conoscerti. Parliamo anche un po' con lei. Lei cos'è? Deliziata ancora dal pasto? Abbiamo scoperto che è creativo lui, non è tanto male. Poi quantomeno si è vestito veramente da festa, il che non ci dispiace. Fai un'imitazione. Quanto siamo, ragazzi, di ballo? Raggiunto il livello 2, no, di carisma. Lamentati del lavoro, sì, vai. Lavorate insieme, la cosa più bella è proprio... litigare con Daniela. E lei vuole ancora imparare a conoscere questo tizio. Allora, discuti di cucina, discuti di ricette. Sì, visto che lei è buongustaia, facciamola discutere con molta allegria delle ricette preferite. E vuoi imparare a conoscerlo? E quindi impara a conoscerlo. Cosa vuoi che ti dica io? La cosa importante è che balli e che la tua barra arrivi a livello 2. E tu, che sei dei consoli della console, ovviamente cellulare in aria. Ma intanto noi ci presentiamo. Facciamo capire che balliamo qualcosa. Dai, dai che ci siamo quasi. Avanti, avanti.
Avanti. Sì, ha raggiunto il livello 2. Ha raggiunto il livello 2. Yeah. L'abbiamo fatta. Allora, aspettate. Tu, tizio, fermatevi tutti. Allora, club. Non riesco a schiacciare nulla oggi. Allora, club. Chiedi di entrare nel club. Console della console, assolutamente chiediglielo. Speriamo che accetti. Dai che hai carisma, ragazza, avanti. Devi spodestarli poi, mi raccomando. Sì, congratulazioni, Elisa è stata accettata. Benissimo, ovviamente lui ci invita, ma io direi di sì, tanto siamo qua. E siamo a un raduno, ragazzi. Lo voglio spodestare, assolutamente. E sì, assolutamente lo voglio. Voglio rubargli il posto, quindi la cosa migliore, secondo me, è farci amicizia e magari flirtare un pochino. Vediamo un po', flirta. Ma non dico pestarci, ma solo per fare un po' le civette e poi convincerlo ad andarsene. Convinciamolo con le cattive. Dai, complimento. Raccontiamo una storia coinvolgente. Poi sì, dai, flirtaci un pochino così a caso. E chiedigli se è singola anche. Dobbiamo ingannarlo, ragazzi. Dobbiamo ingannarlo. Come si chiama? Dominique Fires. Ok. Parla di cucina, lei sempre al cibo pensa, nonostante sia magra, ma penso che ingrasserà, ragazzi, io penso che ingrasserà. Lui non c'è stato neanche un po', magari evita il complimento sincero, sì, evitalo, spettegola. Ah, è sposato, accidenti, lei si è intromessa subito, chiaro. Vantati della famiglia che non hai, vantati della famiglia, vai. Sì, vediamo un pochettino. Club. Imposta l'atmosfera. Parla di convince ad andarsene. Proviamo già? No, non possiamo. Convince di mettersi. Proviamo. Convince di mettersi. Però forse non accetterà. No? Sì o no? Mi sa di no, no, sei fuori di testa Elisa, questo è il mio club, no, direi che è andata decisamente male, male ragazzi, aspettate, fai un discorso esortativo, ragazzi, è molto imbarazzata, ci potrebbe anche morire in sostanza. Cavolo. Le abbiamo chiesto troppo in fretta, dovremmo impegnarci molto di più. E senza contare che ha anche il lavoro. Quindi la facciamo tornare a casa. È già tanto che non l'abbiano buttata fuori, diciamo, dal club. Ok, si sta tipo rassicurando, non so, qualcosa. Sì, dai, incoraggiati. Brava. Guardate che trucco, però. Al di là che è imbarazzata. Che, come si vede bene allo specchio. No, vabbè. Al di là di questo, vattene a casa. Scappatene subito, visto che penso che ce l'abbiano a morte con te. E terminiamo il raduno. Eccoci a casa, ragazzi. Allora, io direi, mandiamola subito a dormire. E niente, dormi. Vai. Vai a dormire. Poi, ragazzi, cambieremo un po'... il look della casa, direi, qui fuori, insomma, tutto, cercheremo di rendere tutto più carino, ma portate pazienza nel frattempo. E io direi di non partecipare per questa volta, vai tu e basta. Hai dormito pochissimo, quindi mi posso immaginare cosa combinerai, vai. Allora, lavora sodo. Anche se, no, divertita divertita. E io ho saputo la tua amicizia con Mattia Morosini, piuttosto in gamba, grazie. E sta arrivando anche il comitato di benvenuto e noi non ci siamo. Ma dove sono però, scusate?
capaci di dire ah non siamo i benvenuti e poi alla fine noi non ci siamo proprio decisamente, quindi vabbè, potete anche andarvene in sostanza. Mi dispiace, fosse stato per me vi avrei accolti a braccia aperte, ma no. Potevate anche venire un altro orario. Che giornata lavorativa! Bene, guadagnato 184. Ma hai lavorato malissimo, perdonami. Vabbè, pazienza. Era per non seguirla sempre a lavoro. Allora, è tipo super stressata, stanca e ha fame. Allora, apri, cosa abbiamo in frigo? Piatto ricco di proteine, insalata giardiniera. Piatto ricco di proteine può andare bene. Tanto mangia. E poi dobbiamo inventarci qualcosa di diabolico. Mangia. Chuncha. Sì, stai commentando il piatto. Ok, una foto. Fantastico, è bello. Sì, bravo. Mettila su Instagram, vai. E poi secondo me potremo uscire e tornare al ristorante. Me l'ho appena fatta mangiare, no? Cosa sto dicendo? Meglio che si lava e torna a dormire. Ehi Elisa, sono Candy. Ti va di passare del tempo assieme stasera? Di nuovo in discoteca? Dovremmo tenercela buona, però no, è troppo assonnata, la chiameremo noi. Direi di iniziare a tenerci buona magari proprio lei, proprio Elisa magari. Partiamo dagli altri, sì. Direi di fare una cosa molto carina. Gli facciamo andare in odio il capo, ne parliamo male. Siamo molto carini, molto gentili e tutto. Allora, invita nel lotto attuale. Bene, lei è completamente asociale, fantastico. Dov'è Elisa? Eccola qua. No, Candy. Io cosa ho letto? Vabbè. Candy, va bene, chiamiamola. Invitiamola, ragazzi. E intanto vai in bagno prima che te la fai addosso. Grazie. Ma poteva venire, sì? Ah, sta dormendo! Ho capito, sta arrivando. No, nulla. Ma dove... No, allora facciamo un raduno del club. Lo facciamo. Inizia il raduno. E restiamo qui. Ciao. Così vengono lo stesso, in teoria. Discuti delle tecniche di ballo. Buffo, barzelletta. E gli altri? Non si sa, fa un'imitazione. Ok. Ne parliamo male con loro. Anche se lui è qui da queste parti, ecco che Candy sta andando in casa. Fermati qui, ragazza. Magari... Complimentati per l'abito. Zitto tu, fermo. Avanti, vai a parlare con Candy. Che intanto si fa una tazza di tè, che mi sembra giusto. Parla dei consoli, sì. E poi club, facciamo stretta di mano, intanto facciamo vedere che siamo tipo amiconi e tutto quanto. Una bella stretta. Attribuisco il successo del club console della console al nostro glorioso leader Dominic Cyrus. Non la penserai così tra un po' di tempo, ragazza. Allora, conversazione profonda, quindi diventiamo amiche, proponiamo un piano folle. Ma già lei ci guarda in modo un po' strano, però. Parla di... Lascialo da... Lamentati del leader, e vediamo un po' cosa succede. È un po' stressata lei, però. Speriamo che ci dia retta. Non sono ancora amiche strette, bisogna dire, però. Noi la TV non la possiamo comprare, quindi bene. Magari scherciamoci un po' su. Dai, lamentati. Oddio, è che lui è qua e lei si sta per lamentare. Forse non è il caso di lamentarti. Vediamo la reazione di lui. Lui saluta. Oh.
Non è convinta, ragazzi, non è... Hai ragione, non mi piace molto come Dominic Fire sta gestendo il club. Lui disperato. Ok, ragazzi, fantastico, mi fa morire questa cosa. Zoang. Intanto raccontagli Sabao, barzellette. Malim, Quimba, Vai di barzellette anche Reginil. con lui, che dobbiamo ammonirci anche lui. Che, ragazzi, Doba, dobbiamo passare Hrithik. alle maniere forti. Parla Grabna. del club console della console. Yibs. Complimento sincero. Phoebe Nerx. Fibweni Dobsu. Racconto la barzelletta Lives. sugli alieni. Alwathine. Sì, ragazzi, è Yon. abbastanza giocosa, quindi sta andando bene la conversazione. Shinze. Lui ha un po' sospirato prima, però sembra, insomma, non Kishinoi. sembra molto Hopefully no arrabbiato. human. E io Supreme direi, davanti a tutti, discuti come Result. si sente il leader. Vediamo un po'. Yibsy. Bla 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 bla. Bla bla. Dominica continua, sì, continua a migliorare. Come no? Vediamo come si sente come leader. Come ti Father senti? Grace. Father Insomma, ma Rue. You have to così è rule. così? Mi Oh, piace davvero quadruple. dirigere il club console da console, la Thanks. certezza che i membri si direbbero soddisfatti del mio Clefting lavoro, come no, relatively come no. benevolent. Credici, Willful credici. Wumba has turned Infatti gliele rivolteremo Zerpanooch. tutti contro, visto che ci ha trattato male. Minerve Lasagna. Che in realtà non ci ha trattato Kabuki. male, ma non fa Heart of niente. Zanf. Eh? Non fa Elfriske niente. Niente, Barra. terminiamo il raduno. Via, Darius Paolo andatevene. Lucingo. Bronchi? Dizzy Banda. E tanti tanti saluti, ragazzi. Il Oh. piano diabolico Dagger. l'abbiamo scatenato, l'abbiamo messo in atto. Quindi va benissimo così. Ciao Dagger. ciao. Fai una cosa, ti prendi una bevanda e prendiamo anche un libro, magari. Vediamo, apri. Cattura la preda, miglior libro non esiste, secondo me. E leggilo finché bevi la bevanda, magari ci sta la cosa. Dove hai il tuo bicchiere, signorina? Qui, bravissima. E mentre lei legge, pensa e beve un tè verde salutare, ragazzi, noi possiamo chiuderla qui. Gli rivolteremo contro tutto il club, perché la nostra sim è, sì, si sente un po' spietata, ma non credo sia realmente cattiva, tutto sommato, dai. E niente, mettete un bel pollice in su, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!